terzo della ripresa, fallo di tavola ai danni di Piga, oggi in gran vena. Batte Valente e Juari in sacca a volo, 2-1 straniero. C'è un rinvio difettoso su Golotti, di cui profitta Juari, che si sposta sulla sinistra e calcia. Perico tocca e devia la palla mentre essa supera la linea bianca. Gol di Juari dunque, a nostro avviso. Il 3-1 arriva a pochi secondi dall'inizio. Lancio della... a Juari che dribbla il portiere e segna un gran bel gol. 2-1 per l'Avellino. Il pericolo. Al 24esimo il primo gol, punizione di Chimenti, irrompe Juari che non perdona e che poi si abbandona alla solita circumvolazione. Si dice del possibile trasferimento la prossima stagione nella Juventus. Ci prova Juari ed è gol. Bellissimo il gol di Juari al 24esimo del primo tempo. Stavolta il brasiliano non ha fatto il giro, il samba intorno alla bandierina, va a salutare Sibilia che è proprio all'ingresso degli spogliatoi. Esulta lo stadio di Avellino. Di Ferranti, solo che dopo i gol molto bello, propiziato proprio da Milella, Ferrante dopo si è fortunato e è rimasto tutti i 45 minuti in opera. Palla a Tagliaferri, da questi a Vignola e da Vignola ad Ottavio che crossa. Il Giovannelli romanista inciampa su Turone e Juari può battere Tancredi. Ascoltiamo Lidl mentre si snoda la rabbiosa e inconcludente reazione dei suoi giocatori. Penso che hanno visto tutti che... splendida forma. 44esimo del primo tempo, punizione per Avellino, Juari di testa, gol! Proprio con la nuca, gol di Juari e il samba intorno alla bandierina va a complimentarsi con lui Beniamino Vignola. 2-0 per l'Avellino sul Napoli, vediamo la ripresa. Mario Piga se ne va sulla destra, Ferrari, possibilità di contropiede per il l'Avellino e gol di Juari, ancora il gol al quarto minuto del secondo tempo, gol di Juari. L'elettrocardiogramma delle truppe rossonere si era definitivamente appiattito dopo due minuti, quando Juari ha beffato prima Piotti con un tocco da campione e poi è andato puntualmente a danzare intorno alla bandierina. Danza macabra. Ho fatto nei primi minuti, passaggio per Juari, subito di destro il pareggio del brasiliano. Per il brasiliano ultimo gol in maglia verde la prossima stagione. L'Inter trova per la prima volta il suo Juari goleador a San Siro e per la prima volta Juari va a fare il giro della bandierina. È un rituale che ancora non... In quel momento non sono pensato su Fischi, sono pensato che andava a campo con la responsabilità di sostituire un compagno che si è fatto male. Alla fine, il gol dopo il gol, a quel momento lì dopo il gol, sono creduto che potevamo anche vincere la partita. Bello il passaggio in direzione di Beccalossi, scatta in avanti Bini, ecco Bini che entra in area di rigore, tenta il tiro, riesce a ribattere il portiere, arriva Juari, rete, ha realizzato l'Inter con Juari, il punto d'apertura della partita al nono minuto. In area, respinge la difesa dell'Ascoli, parte l'Ascoli in contropiede, palla lunga per Juari. Superato il difensore, il portiere, Juari, gol! Segna Juari al 28esimo del secondo tempo. Juari, ben lanciato. Per De Vecchi, gran sventola, Cervone si allunga e respinge. Per Juari è un giochetto mettere in gol e correre a danzare sotto la curva sud. Molto bello il terzo gol dell'Ascoli all'inizio della ripresa. Sul lancio di Menichini, Juari scatta, trova la coordinazione e segna il secondo gol personale alla sua squadra di una volta. La partita sembra decisa. Poi è l'Ascoli che va in attacco, Nicolini per Juari, mezza rovesciata ed è gol, 1-0. Juari velocissimo ruba letteralmente la palla a Masi, avanza e non perdona. Il Napoli è stordito a terra, ma l'Ascoli ha il torto di non approfittare. Due minuti al termine, dall'inizio, scusate, c'è questo bel lancio per Juari che velocissimo penetra in aria e batte il portiere catanese, 1-0. Al 43esimo la risposta... La Cremonese si scuote e va nuovamente a segno con Juari, ben servito dal fondo da Nicoletti. Interessava il risultato e l'Ascoli nel secondo tempo ha rischiato addirittura di perdere quando l'ex Juari
ha rubato palla e quasi indisturbato è andato a battere.